Hogwarts super natalizio. Oggi è la vigilia di Natale e io sono troppo felice. Sentite la musica. Siamo a Carita Shop. Ragazze, che felicità! Allora, siamo qua a Carita Shop a lavorare anche la vigilia di Natale e quindi siamo felicissimi. Adesso Daria si è allontanata un attimo, sto io qua al negozio, state venendo in tantissimi, quindi non posso vloggare tanto qua perché viene continuamente gente. Comunque volevamo ringraziare tutti per aver comprato tantissimi, sia nel negozio sia sullo shop online. E quindi ragazzi, vi mando un bacio grande. Adesso tra poco mangerò il mio pranzo della vigilia consueto, che se avete visto i miei vlog dell'anno scorso lo sapete già cosa sarà: panino con la mortadella, la mia tradizione proprio per mantenermi in forma. Oggi ho messo questa gonna, queste calze, questo giacchino, questo outfit natalizio, e sul rossetto c'ho Rouge Mon Amour, che è il mio rossetto rosso preferito di Nabla, che ovviamente trovate su caritashop.com, e il sito sarà sempre attivo anche durante le feste. Anzi, continuate a comprare, affrettatevi perché le cose stanno finendo e noi spediamo i pacchi in ordine di arrivo, quindi prima ordinate e prima poi all'apertura vi spediamo i pacchi. Quindi piccola parentesi, che bello il Natale, non vedo l'ora di scartare tutti i miei regali. Mia tradizione della vigilia è panino con mortadella, non poteva mancare. Però qua abbiamo anche le pizze, giusto per mantenerci leggeri alla vigilia di Natale, vero amore? Vieni. Evviva, viva, viva la mortadella! Buonissima! Guarda quanti regali! Pieno di regali, ma no, siamo pieni di regali, le bustine del Carita Shop, regali, oh mio Dio, regali fino qua dietro, regali, ancora regali, ma queste buste sono grandi, e ancora questi sono ancora regali, questo c'è Pupi, che viene con vestitina, poi ci sono i dolci che dobbiamo portare, a casa della mamma di Dario, e poi abbiamo fatto due vassoie, uno per a casa mia domani, e questa è la cover che mi ha regalato Dario, è bellissimo, un rosa troppo bellino a borsetta, che ho messo il mio iPhone dentro, è bella, è bellissima. Primo regalo già me l'ha dato, adesso sì. Andiamo! Babbo Natale! Se voglio farvi vedere che sono finalmente di nuovo disponibili le collane che mi vedete sempre indossare a me e mia sorella, le abbiamo ripreparate per voi perché erano andate a ruba. Carlita Jewelry, guardate la luna oro che vi è piaciuta tanto, il choker 3 stelle, poi anche il cuore, anche l'altra stella, c'è anche la luna. Compratele in fretta perché già stanno andando a ruba di nuovo, perché vi piacciono un sacco, anche noi le adoriamo. Sono in argento puro 925, laccata oro 24 carati, e sono stupende, viva! Comunque il link ovviamente è caritashop.com, sezione gioielli, sono troppo belle, noi le amiamo tanto. Acquistatele in fretta, fate l'ordine oggi perché vanno a ruba, già l'altra volta sono finite in brevissimo tempo, quindi penso anche stavolta non dureranno tanto perché vanno a ruba, quindi fate in fretta. E tra l'altro, se fate l'ordine oggi, noi facciamo partire sempre lo spedizioniere in giornata e vi arriva il pacco prima di Capodanno, in uno o due giorni arriva a casa, quindi fate in fretta, affrettatevi, se no le perdete perché vanno a ruba davvero. Vi piacciono tanto e noi siamo felici perché le adoriamo tanto anche noi. Buon Natale! Sì, amore, vieni! Sì, auguri di Natale! Come è natalizio, mio amore! Siamo tutte e due natalizie. Sì, anche Bubi. Se è Natale, è Natale. Buon Natale! Buon Natale! Dai, amore! Ciao. È proprio lui, è Babbo Natale! Oh mio Dio!
buongiorno. Matteo, ma chi è Matteo? Babbo Natale. È proprio lui, è Babbo Natale. C'è qualcosa per me? Non ho trovato niente. Le portate regalo a Babbo Natale. Sta prendendo qualcosa. Ma fai presto, prima che se ne va Babbo Natale. Babbo Natale, aspetta. Fai un saluto a tutta YouTube da Babbo Natale. Saluto a tutti. Anche voi, ultimo regalo di Natale. Sono queste belle pantofoline. Sono bellissime, vero? Che sono calde. Belle. Capitone fritto per tradizione. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi è Natale, 25 dicembre. Finalmente si mangia il pandoro a colazione. Già ho preparato tutto, guardate. Ho fatto le spremutine di arancia, ho fatto il tè. Abbiamo comprato il pandoro, uno dei nostri numerosi pandori. Oggi proviamo questo, delle Tre Marie, pagato 10 euro, ragazze. E non vediamo l'ora di provarlo con, eccolo qua. Ci dobbiamo mettere lo zucchero. Poi abbiamo preso questa qua. Questa abbiamo presa da Infante Leopoldo a Napoli, da cui abbiamo preso altri due pandori. Uno lo regaleremo a David se mette a fuoco. C'è anche Pupi nel frattempo. E poi un altro. Guarda che non mette a fuoco. Eccolo. Ovviamente la playlist natalizia sul mio cellulare. I don't wanna live for Christmas. Questa è senza olio di palma, volevo dire. Abbiamo preso anche i pandori Leopoldo, sono buonissimi. Costano 20 euro, però sono veramente buoni. Amore, I just wanna Christmas day, I just wanna have my own. I'm holding you forever, no. Let's make Christmas true. Alive for Christmas. Guardate che ora è. Sono soltanto le ore 2 e la cosa bellissima è che desideravamo da una vita, dato che stiamo lavorando un sacco a Carità Shop, veramente l'ultimo periodo è stato super intenso per noi, praticamente desideravamo un sacco di alzarci tardi, infatti ecco amore mia, ci siamo alzati cioè 10 minuti fa e adesso faremo colazione con questo pandoro. È tutto io. Faremo, amore, facciamo un po' così naturale, un po' lo scaldiamo e ci mettiamo la fake Nutella sopra. Sì, e poi ci stanno anche i dolci. E poi stasera c'è il cenone con la Nancy, David e con tutta la family. Ci sono anche, amore, ma queste portiamo questo a casa di mamma. Questo è il terzo pacco. Sì, è vero, uno l'abbiamo. Ieri siamo stati a casa di Dario, a casa della sorella di Dario, abbiamo fatto una bellissima cena, c'era anche Matteo, sì. Quindi avete visto che abbiamo fatto venire Babbo Natale, siamo scambiati i regali. Là, abbiamo portato anche Pupi, è stato bellissimo. Adesso invece siamo a casa mia, che viene la Nancy. Pupi, vieni qua, Pupi scappa. Aprire tanti regali. Amore, ma cosa c'è qui? La letterina. Sì, Babbo Natale me l'ha portato. C'è ancora quel bustone, non vedo l'ora di aprire. Dario è da un mese che mi sta facendo regali. Ne ho aperto solo uno ieri, che sono queste. Vai, e pantofoline. Ho speso 20.000 euro. Non ho capito, ora ripeti. Ho salvato tutti i negozi che stanno facendo. Cioè, avete capito? Cioè, praticamente Dario ha fatto regali a me per fare beneficenza a negozi che stavano per fallire. Cioè, è incredibile. Lui è Babbo Natale. Ho scoperto che è Babbo Natale. Lui è Dario. Vabbè. Amore, adesso mangiamo, che una colazione così, te lo dico, la farai di nuovo nel 2018, quindi fra 4 giorni, no, Natale 2018, specifichiamo. Dimenticavamo, avevo sbagliato a mettere i tovaglioli, amore, cioè io avevo messo questi che erano un riciclo della tua festa di compleanno, e lui come un pazzo, io avevo comprato quelli di Natale, devo dire la verità, amore, sono stupendi, cioè questi tovaglioli, solo tu li puoi comprare, e c'è anche Pupi. L'anno prossimo nuovi. L'anno prossimo nuovi. Vabbè, se con se li ricicliamo. No, che sono belli. Non si riciclano. Ai. Bellissimo. Mo sì. Questi. Belli questi. Questo è epico. Dario sbattendo il coso ha fatto cadere il pandoro. No, amore, ma vabbè.
Ma no, ha detto anche guarda amore, così si fa. Bum bum bum, è andato a terra. Non leccare lo zucchero tu. No, vabbè. I don't want a life for Christmas. Ok, Carlita taglia il panettone e io me lo mangio. Questo è Pandoro, non è Panettone. È Pandoro. Vediamo com'è. Questo me lo mangio tutto io. Facciamo una fetta naturale, una fetta con la crema, cioccolato. Sì. Con la fake nutella. Guardate ragazzi, cioccolata quantità. Amore, è troppo piccola questa fetta. Sì, ma uno qua, amore, ce lo mangiamo tutto quando, va voto però. No. Non dicerà nessuno. Amore, stai in pigiama. Non fa niente, quello è bello. Ecco qua. Poi qua ho rotto questo rotto dentro. Sì. La mia è più grande. Sì. No, voi siete capito, a me quella è la fetta mia. Questa? No, vabbè. Se questo Pandoro è buonissimo, quindi super promosso, vi faremo sapere poi quell'altro nel pomeriggio. E qua già stiamo ricoprendo di cioccolata. Sì. Anche io ovviamente. Vi consiglio di provare con una fetta calda, anche nel microonde, ci mettete quello, la fake Nutella sopra. È buona anche questa qua, raga, sembra proprio la Nutella e mo ce la finiamo. E passeremo il Natale nel bagno. Evviva! Amore, io ne metterei ancora un po', mi sembra po', eh sì, effettivamente.